carnevale vi proponiamo due ricette, i ravioli dolci e le castagnole. Le castagnole sono in versione un po' diversa da quelle tradizionali, cioè al forno, ma vi assicuro che sono buonissime ugualmente. Queste ricette sono molto facili e veloci da realizzare, andiamo subito a vedere come si fanno. La prima ricetta che vi proponiamo sono i ravioli dolci, croccanti e con due ripieni, uno alla marmellata e uno al cioccolato. In una ciotola aggiungiamo 225 g di farina di quinoa, 6 g di lievito in polvere per dolci, la scorza grattugiata di un limone, 20 ml di olio vegetale, 150 ml di acqua e un pizzico di sale. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti con un cucchiaio, dopodiché infariniamo il tavolo con della farina di quinoa e cominciamo a lavorare l'impasto a mano fino ad ottenere un panetto omogeneo. Man mano che impastiamo aggiungiamo ancora della farina, dopodiché stendiamo il panetto con il matterello ad uno spessore di circa 2-3 mm, infarinando sempre per evitare che l'impasto appiccichi al matterello. Con un bicchiere o coppa pasta da 10 cm di diametro ritagliamo dei dischetti che poi andremo a farcire metà con la marmellata e metà con il cioccolato. Aggiungiamo quindi un cucchiaino di marmellata al centro. Dopodiché richiudiamo i dischetti e li sigilliamo facendo una piccola pressione sui bordi e poi con i rebbi di una forchetta schiacciamo leggermente per chiuderli meglio. Ora riempiamo anche quelli al cioccolato, nello stesso modo. Sul nostro sito potete trovare la ricetta per preparare la crema di nocciole e cioccolato, una simil Nutella vegana, oppure potete riempirli utilizzando del semplice cioccolato fondente tagliato a scaglie. Riponiamo i nostri ravioli su una teglia con carta da forno, li spennelliamo con del latte di mandorle e li bucherelliamo con una forchetta, dopodiché li cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ecco pronti i nostri ravioli dolci, una volta fatti raffreddare potete spolverarli con dello zucchero a velo e gustarli subito. Ora prepariamo la nostra versione delle castagnole. Cotte al forno, rimangono molto soffici ugualmente, sono profumatissime e più leggere. In una ciotola uniamo 180 g di farina di quinoa, 5 g di lievito in polvere per dolci, 30 g di zucchero, la scorza grattugiata di un limone e diamo una mescolata veloce. Poi aggiungiamo 120 ml di latte di mandorle, 65 g di margarina vegetale, un pizzico di sale e dell'aroma di rum oppure di vaniglia. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido e abbastanza appiccicoso. Con le mani leggermente oleate preleviamo circa 50 g di impasto e creiamo delle palline che poi andiamo a disporre in una teglia con carta da forno. Spennelliamo ogni pallina con un velo d'olio vegetale e poi le spolveriamo con dello zucchero. Questo passaggio è facoltativo. Una volta fatto ciò, cuociamo le castagnole nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 18 minuti. Una volta cotte, le facciamo raffreddare completamente e sono pronte per essere gustate. Queste ricette e molte altre potete trovarle sul nostro sito, mi raccomando andate a dare un'occhiata. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando condividete e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!